Ciao a tutti con un nuovo episodio di No Edit, per la prima volta senza fonti di riscaldamento. Ebbene sì, sono le 23:15 e io ho la porta della veranda aperta e non ho freddo. Non ho bisogno di accendere né fuoco né stufa. Forse ci stiamo addentrando nell'estate. Ma iniziamo col nostro racconto di oggi. Il titolo è Fa meno male seccanti, dello scrittore Ramsay Campbell. Buon ascolto. Sorso di caffè. Forse erano tutti partiti per le vacanze. Se erano più in grado di lui di permettersene una, Bright si congratulava con loro. Adesso che era giorno poteva vedere dentro tutte le finestre i piani inferiori del condominio di fronte, ma i primi due piani sembravano privi di ogni segno di vita. Forse tutti gli inquilini stavano cantando gli inni che sentiva provenire da qualche angolo del quartiere periferico. Se la prese comoda per rendersi presentabile, poi scese di sotto. Gli ascensori non funzionavano. Probabilmente era un tecnico della manutenzione quello che lo sbirciò attraverso la finestra sporca di una porta metallica ammaccata sul pianerottolo sotto il suo. L'apparizione di quel viso appannato lo colse talmente di sorpresa da fargli provare un guizzo di gioia alla vista di qualcuno al terzo piano. Forse quelle persone venivano dal palazzo di fronte, da uno degli appartamenti rimasti al buio per tutta la notte precedente? La donna alla quale erano venute a far visita sembrava in procinto di perdere una gara di sorrisi contro di loro. Bright la vide arretrare con riluttanza. Poi sentì scattare il catenaccio e la catenella di sicurezza mentre raggiungeva l'altra rampa di scale. La biblioteca pubblica era pian terreno. Per prima cosa raggiunse il centro di collocamento camminando fra i negozi sbarrati e le serrande blindate. Le schede esposte non parlavano di tipografi e quelle che offrivano un apprendistato in una nuova professione erano destinate a persone più giovani di almeno 30 anni. Quelli avevano bisogno di lavoro molto più di lui, anche se non avevano famiglie da mantenere. Fece ritorno con calma alla biblioteca, fischiettando un motivetto del tempo di guerra. I giovani cacciatori d'impiego avevano già terminato di spulciare i giornali. Bright iniziò con i giornali popolari, conservando quelli più seri per il pomeriggio, anche se nel complesso tutti quanti presentavano il mondo all'orizzonte come una terra percorsa da malattie e delitti, promiscuità sessuale e guerre. Le buone notizie non facevano notizia, si disse, ma l'ultima ragazza che lui aveva corteggiato prima di fossilizzarsi nel suo modo di vivere doveva essere ancora in giro là fuori e lei si meritava un mondo migliore. Tuttavia non c'era da stupirsi se quasi tutti i lettori andavano in biblioteca cercando narrativa e non notizie. Immaginò che la coppia sorridente impegnata a riempire di libri alcune scatole di cartone li avrebbe portati ad anziani bloccati in casa, anche se alcuni dei titoli che scorse non gli parvero molto adatti a persone con quella mentalità. Rimase a fissare la coppia che si allontanava nella piazza con le scatole, finché il fumo di un falò lontano non la oscurò. La biblioteca chiudeva alle 9. Di solito a quell'ora Bright era tornato da tempo nel suo appartamento e ascoltava nastri di musica registrata, Elgar o Vera Lynn, o magari alcune delle orchestre che suo padre era solito ascoltare sul grammofono a manovella. Ma quel giorno non se la sentiva proprio di restare solo. Rimase a leggere un articolo sull'evoluzione finché il bibliotecario non prese a tossicchiare rumorosamente e a sbattere con violenza i libri sugli scaffali.
Forse Bright avrebbe fatto meglio a rientrare prima. Quando fece il giro dell'edificio per dirigersi verso l'atrio, si ritrovò in un ambiente che prima d'allora non aveva mai visto così spoglio di vita. Le gradinate grigie dei palazzi d'appartamenti, tutte identiche, si moltiplicavano fino all'orizzonte sotto un cielo carbonizzato. Un paio di libri calpestati giacevano immobili fra i rifiuti che ingombravano silenziosi gli anonimi marciapiedi di cemento. Credette di udire un grido, ma poteva anche essere stato l'inizio di un inno che subito si precipitò a riempirgli le orecchie da qualunque punto si levasse. Gli ascensori erano ancora bloccati. Le due porte metalliche che si affacciavano sull'atrio dalle pareti piene di graffiti erano spalancate e ostentavano grossi cavi portanti incrostati di tenebra. Quando raggiunse il secondo piano, stava già rallentando l'andatura, aggrappandosi ai rari corrimano non ancora divelti dal cemento. Le poche lampade ancora funzionanti erano state dipinte con bombolette spray, fino a sembrare carboni ormai morenti. Masnade di ombre si appiattivano contro le pareti, in attesa di aggredirlo. Mentre saliva, un suono soffocato di inni lo fece sentire ancora più isolato. Probabilmente li trasmettevano la televisione, perché li poteva sentire da parecchi appartamenti. Un paio di porte d'ascensore al quinto piano erano state aperte a viva forza e bloccate. A meno che la vista di Bright non fosse peggiorata durante la salita, il cavo portante stava vibrando. Raggiunse ansimante il suo pianerottolo, dove anche le porte corrispondenti erano aperte. Non appena la testa smise di girargli, si avventurò fino all'orlo del pozzo buio. Nessun movimento era visibile, e lungo il cavo non c'era nulla, tranne il fondo della cabina ferma all'ultimo piano. Si girò verso il suo appartamento. Due uomini lo stavano aspettando. Sembrava che avessero appena suonato il campanello. Fissavano la sua porta e si strofinavano le mani con aria impacciata. Portavano magliette nere e ingombranti tute da lavoro e sandali sui piedi nudi. «In cosa posso esservi utile?» chiese Bright. Si voltarono insieme, sollevando le mani quasi a volergli mostrare quanto fossero grigi i loro palmi sotto la lampada macchiata. I loro visi magri, bonari, stavano già sorridendo. «Meglio domandarsi cosa possiamo fare noi per te», disse uno. Bright non capì chi dei due avesse parlato, poiché i loro sorrisi rimasero imperturbabili. Potevano essere due uomini o due donne, nonostante i capelli tagliati così corti. «Potreste lasciarmi arrivare alla porta di casa mia?» disse Bright. I due lo fissavano come se nulla di ciò che lui poteva dire fosse in grado di spezzare i loro sorrisi, gli occhi spalancati come vecchie monete da un penny infilate sotto le palpebre. Quando lui tirò fuori la chiave e avanzò, i due si spostarono di lato, ma solo per lo spazio necessario. Mentre infilava la chiave nella serratura, anche senza vederli, sentì che si facevano più vicini alle sue spalle. Aprì la porta di quel tanto che gli bastava per entrare. Loro lo seguirono. «Ehi! Ehi!» Si girò nel vestibolo angusto e cercò di bloccare la porta, ma troppo tardi. I suoi visitatori entrarono appaiati, sbattendo l'uscio contro il muro. L'espressione sui loro visi era più vacua che mai. «Cosa diavolo credete di fare?» gridò Bright. Questo ravvivò per un istante i loro sorrisi, quasi fosse una battuta che già conoscevano. «Non abbiamo niente a che fare con lui», dissero le loro voci stridule, una più alta dell'altra. «E speriamo che lo stesso valga anche per te», aggiunse uno dei due, mentre il compagno ripeteva silenziosamente le parole. Non sembravano molto sicuri su chi dovesse parlare e chi dovesse richiudere l'uscio. Quello più vicino ai cardini diede una gomitata alla porta, quasi intrappolando l'altro prima che fosse entrato completamente. L'altro penetrò a forza nel vestibolo, strizzando il compagno dietro la porta.
potevano rivelarsi divertenti, pensò Bright, e a lui un po' di divertimento non avrebbe fatto male. Sembravano abbastanza innocui, purché stessero lontani da ogni oggetto fragile. «Posso concedervi pochi minuti!» li avvertì. Tentarono di entrare contemporaneamente nel soggiorno. Uno batté l'altro in velocità e varcò per primo la soglia, mentre il compagno lo seguiva frettolosamente e insieme osservarono l'interno della stanza. Probabilmente la vacuità dei loro sguardi voleva dire che non trovavano l'ambiente di loro gusto. Gli indumenti di Bright, ammucchiati sul divano in attesa di essere stirati, le fotografie che lui aveva scattato durante i suoi viaggi in Francia, Germania e Grecia, l'autoritratto che la sua ultima ragazza gli aveva regalato, la copia incorniciata dell'articolo che era riuscito a stampare poco prima che lo inserissero nel personale in eccesso, su come sarebbe stata la vita 100 anni nel futuro e sui progressi tecnologici che avrebbero consentito alla gente un migliore controllo sulla propria esistenza. Bright si risentì per quella muta disapprovazione, ma rimase più sconcertato dall'aspetto dei suoi visitatori alla luce dell'appartamento. Erano grigi, dalla testa ai piedi, come se avessero urgente bisogno di una spolverata. «Chi siete? Da dove venite?» «Noi non contiamo!» «Contiamo!» annuì l'altro, e quasi all'unisono aggiunsero: «Noi siamo solo portatori del verbo!» «Allora sarà meglio che vi sbrighiate a dirmi qual è!» tagliò corto Bright, restando in piedi per non invogliarli a sedersi. Chissà quanto tempo ci avrebbero messo anche in posizione eretta. «Ho molte cose da sistemare prima di potermi stendere!» Si girarono verso di lui, come se dovessero muovere tutto il corpo per guardare da una certa parte. Chiunque dei due fosse a parlare, la voce risuonò più tirata che mai attraverso quel sorriso fisso. «Come definiresti la tua vita?» Non avevano nessun motivo per sentirsi superiori a lui. Il grigiore che pareva permeare la loro pelle suggeriva più un'impressione di disuso che di intenso lavoro. Come di disuso puzzavano le loro persone nella piccola stanza. «Ho avuto una vita discreta ed è giusto che ora il mio posto venga preso da qualcuno capace di far funzionare le nuove macchine. Ho vissuto abbastanza per saper affrontare serenamente la mia sorte.» I suoi visitatori lo fissavano come se volessero ipnotizzarlo per indurlo ad accettare ciò che volevano offrirgli. La vista dei loro volti stiracchiati da quei sorrisi era così sgradevolmente affascinante che lui sussultò, avendo perso il senso del tempo, quando uno dei due parlò. «La tua vita sarà vuota finché non lo farai entrare.» «Non bastate voi due. Chi sarebbe quest'altro?» La figura alla sua sinistra frugò in una tasca e la tuta si gonfiò all'inguine. La mano scattante esibì una videocassetta che portava la fotografia di un prete. «Non posso usarla», disse Bright. I visitatori ruotarono lentamente per osservare ancora la stanza. I loro sorrisi si allontanarono da lui, poi tornarono immutati dalla sua parte. Dovevano aver visto che la sua radio poteva suonare audiocassette, perché ora il visitatore sulla destra ne reggeva una in mano. «Ascolta prima che sia troppo tardi», lo ammonirono all'unisono. «Non appena avrò tempo.» Bright avrebbe promesso ben altro pur di sbarazzarsi dei loro sorrisi congelati e del loro odore stantio e dolciastro. Andò ad aprire la porta del vestibolo e si tirò indietro, mentre uno caracollava per il corridoio e l'altro trafficava con la porta esterna. Trattenne il fiato mentre il secondo visitatore attraversava il vestibolo ed emise uno sbuffo di sollievo quando la porta esterna si richiuse. Forse i deodoranti erano proibiti dalla loro fede. Aprì la finestra e si sporse verso la notte per respirare. Le finestre buie nel palazzo di fronte erano aumentate, come se un'inondazione di oscurità stesse salendo un piano dopo l'altro. Strano, però. A quell'ora si sarebbe aspettato di vedere più appartamenti illuminati.
Adesso potevo dire diversi inni soffocati, o forse era sempre lo stesso a diversi stadi di sviluppo. Si domandò dove avesse già visto il viso del prete sulla videocassetta. Quando il fumo di un falò cominciò a irritargli la gola, chiuse la finestra, preparò l'asse da stiro e accese il ferro elettrico. Impiegò mezz'ora a stirare gli abiti e la biancheria, e durante tutto questo tempo non riuscì a ricordare cosa avesse letto sul conto di quel prete. Forse aveva un modo per rinfrescarsi la memoria. Portò la radio accanto alla sua poltrona sotto la finestra. Mentre estraeva la cassetta dal contenitore di plastica, sobbalzò con una smorfia. Uno spigolo aguzzo della cassetta lo aveva punto. Si succhiò il pollice e lo strizzò fra i denti per far uscire la scheggia di plastica che gli aveva perforato la pelle. Infilò la cassetta e fece partire il registratore, cercando di ignorare il dolore al pollice. Udì un fruscio, lo scatto di un microfono, una voce. «Sono padre Lazarus. Sto per dirti l'intera verità». La voce aveva un tono leggero, quasi da DJ, ed era praticamente asessuata. Bright conosceva quella voce. Forse sarebbe riuscito a identificarla ora che il dolore si affievoliva. «Se tu sapessi la verità, non vorresti aiutare i tuoi simili dicendola anche a loro?» «Dipende!» ringhiò Bright, incolpando la voce della ferita al suo dito. «E se hai appena risposto no, non capisci che ciò dimostra che non conosci la verità?» «Oh, oh, molto astuto!» borbottò Bright. La scomparsa del dolore giunse come un conforto inaspettato. Gli donava una calma nella quale lui non doveva far altro che lasciarsi raggiungere dalla voce. «Continua!» mormorò. Cristo era la verità. Lui era il verbo che non poté mai smentirsi, neppure quando lo costrinsero a subire tutti i tormenti dei dannati. Perché avrebbero dovuto trattarlo così, se non avessero avuto paura della verità? Lui era la verità incarnata, nato senza il preambolo della lussuria e privo di qualunque concessione a essa. E noi dobbiamo semplicemente diventare portatori della verità per poterlo accogliere di nuovo fra noi, prima che sia troppo tardi. Non era troppo tardi per ricordare dove avesse visto la faccia di quel prete, pensò Bright, purché non si fosse addormentato prima. Si sentiva un po' intontito. «Guardati intorno e vedrai con i tuoi occhi quanto sia tardi. Guarda e vedrai il mondo procedere verso la propria fine nella corruzione, nella lussuria e fra l'indifferenza dell'uomo». Come suggerimento non era poi del tutto sbagliato. Bastava guardarsi intorno, lì dove viveva lui, in periferia, per vedere marciapiedi ingombri di rifiuti, dove di notte non camminava nessuno, all'infuori di drogati, rapinatori e ubriachi. Però altrove dovevano esserci posti migliori, si disse Bright, e riuscì a girare la testa sul collo rigido verso il ritratto sulla parete. «Desideri forse che il mondo finisca in questo modo? Non è vero che tu vorresti poterlo cambiare, ma ti senti impotente? Credimi, tu puoi farlo. Cristo dice che puoi. Lui ha dovuto soffrire tormenti atroci per la verità, ma noi ti offriamo la fine del dolore e l'inizio della vita eterna. La resurrezione della carne è iniziata». «Non la mia carne», pensò confusamente Bright. La mano ferita gli sembrava pesare quanto il suo intero corpo, anche quando ricordò di aver lasciato acceso il ferro da stiro. Gli sembrò una ragione insufficiente per muoversi. «Nel mondo a venire non saremo né uomini né donne. La carne sarà liberata dalla lussuria che ci ha resi ciechi dinanzi alla verità». Per lui era tutta colpa del sesso, pensò Bright, e all'istante rammentò. Predicatore reso vedovo dal voodoo.
aveva annunciato mesi prima un titolo interno di un giornale popolare. Il prete era andato ad Haiti per convertire i connazionali di sua moglie, con il risultato che lei aveva riabbracciato la sua antica fede e si era rifiutata di tornare a casa con lui. L'articolo non diceva anche che lui aveva giurato di usare i metodi dei suoi nemici per sconfiggerli? Di sicuro lui aveva annunciato l'intenzione di cambiare il proprio nome in Lazarus. La sua voce sembrava essere diventata più forte, così alta da far vibrare l'altoparlante. Il verbo di Dio colmerà il vostro vuoto. Voi partirete per salvare i vostri simili e sarete ricompensati il giorno del giudizio. L'uomo è stato creato per cantare le lodi di Dio e così ha fatto finché la donna non lo ha tentato nel giardino. Quando il suono delle nostre lodi sarà tanto forte da raggiungere i cieli, il nostro Salvatore farà ritorno. Bright si sentiva veramente svuotato, come se non fosse neppure là. Se arrendersi a quella voce gli avesse restituito le forze, questo non avrebbe dimostrato che stava dicendo la verità? Ma dentro di sé sentiva che quella voce voleva prendere il posto della sua intera vita. Guardò ancora faticosamente il ritratto, ricordando gli addii alla stazione degli autobus, l'ultimo bacio e il contatto delle mani di lei sulle sue. I fari del torpedone che trasformavano le gemme su un albero in piccole fiabesche luci verdi, mentre il veicolo svaniva oltre la cresta di una collina. E allora si accorse che la voce del prete si era fermata. Pensò per un attimo di avere sconfitto il nastro, ma ecco esplodere un coro con l'inno che ormai sentiva fin dal mattino. Il vuoto dentro di sé lo incalzava a unirsi al canto, ma era deciso a non cedere finché avesse avuto un briciolo di forza. Riuscì a risucchiarsi il labbro inferiore fra i denti e a morderlo, anche se non era ben certo di sentire dolore. Il vedovo del voodoo canticchiò fra sé per spezzare l'opprimente ripetitività dell'inno. Il vedovo del voodoo. Stava rintuzzando l'attacco dell'inno, benché gli sembrasse incredibilmente stridulo nella testa, quando udì un altro suono. La porta esterna si stava aprendo. Non poteva muoversi, non poteva gridare. L'insensibilità che si era propagata dal pollice in tutto il corpo lo aveva scolpito sulla poltrona. Sentì sbattere la porta esterna mentre dei corpi si agitavano senza parole nel vestibolo. La porta del soggiorno si aprì di un paio di centimetri, poi si spalancò di colpo e le due figure in tuta entrarono impacciate nella stanza. Aveva capito di chi si trattava sentendo i primi rumori alla porta esterna. L'inno sul nastro doveva essere il segnale che per lui era finita, che era ormai simile a loro. Si rese conto nebbiosamente che dovevano aver manomesso lo scatto della serratura uscendo. Si sentiva incapace di provare sensazioni o di reagire, anche quando la più grande delle due figure si chinò verso di lui per fissarlo dritto negli occhi, probabilmente per verificare che fossero vacui, e Bright vide come le labbra grigie tirate si stessero sfogliando agli angoli. Per un attimo Bright pensò che gli occhi dell'uomo stessero per schizzare fuori dalle orbite rinsecchite per cadergli addosso, eppure non provò l'impulso di muovere un solo muscolo. Forse riconosceva se stesso come sarebbe diventato, ma questo non significava che per lui non era ancora finita. L'uomo si sollevò dal suo esame e alzò il volume dell'inno. Bright pensò che le parole erano destinate a riempirgli la testa, ma che lui poteva ancora scegliere cosa pensare. Non era poi così vuoto, aveva fatto qualcosa di buono per il mondo e si era tirato da parte per dare a un altro una possibilità. Qualunque sostanza il prete avesse portato con sé da Haiti poteva aver reso insensibile il corpo di Bright, ma non aveva del tutto paralizzato la sua mente. Puntò lo sguardo sul ritratto e ripensò al giorno che insieme erano saliti su una montagna. Stava iniziando a riconquistare le sue sensazioni quando l'altro uomo uscì dalla cucina, portando con sé il coltello più affilato esistente in casa. Non avrebbero dovuto far soffrire Bright, il nastro lo aveva detto.
Lui non vedeva tracce di ferite sui loro corpi, ma se ci fossero state mutilazioni che non erano visibili? Nel mondo a venire non saremo né uomini né donne. Finalmente Bright capiva perché i suoi visitatori sembravano assessuati. Cercò istintivamente di tirarsi indietro mentre l'uomo che aveva alzato il volume dell'inno impugnava il ferro da stiro elettrico. L'uomo lo prese per la punta prima di trovare l'impugnatura. Bright vide la pelle grigia delle dita ricciarsi come carta carbonizzata, ma l'uomo non reagì in alcun modo. Chiuse la mano libera intorno all'impugnatura mentre il suo compagno avanzava maldestro verso Bright, il filo del coltello scintillante come una lama di rasoio. «Fa meno male, seccanti!» disse l'uomo con il coltello. Benché Bright non fosse mai stato particolarmente religioso, nessuno avrebbe potuto pregare con più fervore di quanto iniziò a fare lui. Pregava che quando il primo dei due lo avesse raggiunto, anche la sua sensibilità sarebbe diventata pari alla loro. Un racconto agghiacciante. Mi sembra palese che sia una metafora sui procacciatori di religione, di fedeli come i testimoni di Geova o Scientology, anche se quelli non entrano in casa, non vanno nelle case, almeno io non li ho mai visti, però si mettono nei banchetti a procacciare fedeli. Credo che lo scrittore abbia avuto una pessima esperienza con queste persone e abbia creato questa allegoria. E dicevo agghiacciante non tanto perché facesse paura, però l'idea che qualcosa ti si possa insinuare nella testa senza che neanche tu te ne accorga, perché è quello che alla fine succede un po' alle persone soggiogabili, alle persone che purtroppo, non per loro colpa, cadono vittime di manipolazioni di qualsiasi genere. E per quanto fosse una storia di fantasia, non lo era poi così tanto, poi perché era ovviamente estremizzata, ma è una racconta una situazione che purtroppo succede nel mondo. Ok, ora che vi ho fatto deprimere abbastanza, vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato fino a qua e ci sentiamo, voi mi sentirete al prossimo video. Ciao a tutti e buonanotte.